Il Manfredonia Calcio 1932 inizia con 8 reti al malcapitato Real San Nicandro il suo percorso in prima categoria. Subito in vantaggio Esi Pontini all'ottavo sblocca Sementino sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poi subito dopo all'undicesimo sul rigore è Trotta che porta Esi Pontini su 2-0. È lo stesso Trotta, dopo due minuti entra in area e fa tutto da solo e porta il Manfredonia sul 3-0. I biancocelesti poi rallentano e la Borragine realizza l'azione da cui nasce il rigore, ospite trasformato da Catalano al 37esimo del primo tempo. Un minuto dopo il Manfredonia colpisce il palo con Cicciarelli. Nella ripresa dilagano i padroni di casa, complice anche il calo fisico degli ospiti. Infatti il neoentrato Monaco in mischia sigla il 4-1 al 62esimo. Qualche minuto dopo, al 67esimo, Trotta serve Pipoli per il 5-1. Arriva anche la doppietta del bomber L'Annunziata, fino al 74esimo ancora senza reti. Infatti al 74esimo e al 79esimo segna per due volte, ben imbeccato dal Trotta, capitano dei biancocelesti. Prima della sigla finale, il miglior Pasquale Trotta quest'oggi termina con un 8-1 al 43esimo della ripresa. Il Manfredonia Calcio 1932 è una squadra sicuramente di categoria superiore, ben messa in campo da mister Agnelli, quindi va subito in testa alla classifica insieme allo United Slay, Virtus Molfetta, Borgo Rosso Molfetta, Canosa Calcio, Sport Lucera, e domenica prossima sarà ospite dello Stornarella.